Questo è il nostro punto di partenza, il Teatro Massimo, sito storico della città, ma anche luogo dove è stata girata una delle scene della parte terza del Padrino. E noi partiamo da qui proprio perché vogliamo ribaltare questo stereotipo e mostrarvi un'altra Palermo, non soltanto la Palermo città della mafia, ma anche città dell'antimafia. Il 23 maggio del 1992 io stavo festeggiando il mio compleanno a casa. Entrai in cucina perché appunto volevo la torta e c'erano i miei genitori e i miei nonni che stavano guardando la televisione, erano incollati alle immagini proiettate sullo schermo, erano proprio le immagini della strage di Capaci. Quel lontano 23 maggio del 92 non immaginavo che avrebbe in qualche modo poi indirizzato la mia vita, insomma le mie scelte. Oggi infatti sono un socio volontario di Addio Pizzo, un'associazione anti-racket attiva appunto nel territorio di Palermo dal 2004 e sono anche un socio della cooperativa di Addio Pizzo che si occupa di turismo etico antimafia. Far conoscere ai viaggiatori e a chi visita la Sicilia le imprese di tutti quei siciliani che si impegnano quotidianamente nella lotta contro la mafia. Padre Pino Puglisi è sicuramente uno di quei punti di riferimento per Addio Pizzo. La tomba si trova appunto all'interno della cattedrale poiché è stato beatificato nel 2013, che è stato ucciso dalla mafia nel 93. Si è macchiato della colpa di aver aiutato i ragazzi del quartiere di Brancaccio a studiare, a giocare nel pomeriggio, piuttosto che essere lasciati liberi di diventare manovalanza appunto della mafia locale. Le tappe sono non soltanto volte monumentali ma anche umane. Incontriamo delle persone che ancora oggi si impegnano appunto nel quotidiano nella lotta contro la mafia o raccontiamo delle storie come per esempio quella di Padre Pino Puglisi in cattedrale, la storia di Libero Grassi. Questa piazza è conosciuta da noi cittadini come piazza o fontana della vergogna. È qui per esempio che raccontiamo di quelle che sono le connessioni tra mafia e politica e dell'importanza quindi per esempio della coscienza civica di ciascun cittadino che esercita il proprio diritto di voto. Questo è il mercato del Capo. Considerate che a Palermo ci sono tre mercati storici: il Capo, Ballarò e la Vucciria. Il mercato del Capo è il mercato, io dico, autenticamente palermitano. Addio Pizzo ha messo in campo una rete di commercianti e imprenditori che non pagano il pizzo e poi una lista appunto di consumatori che sono disposti a spendere per fare gli acquisti presso appunto queste imprese. Io dico sempre la mafia ha rovinato la mia festa di compleanno, no? Ognuno si deve prendere cura di se stesso e appunto del proprio territorio e forse questo è il motivo per cui lo faccio. Ho un pizzico di sano egoismo e mi piace l'idea di poter vivere in una terra dove si sta bene e dove non si calpestano i diritti delle persone. E